Allora, commento la partita e solo complimenti alla grande tensione agonistica con cui l'abbiamo affrontata, e quindi complimenti ai ragazzi per aver trovato quelle energie che servivano dopo questo terrificante tour de force per aggredire questa squadra. E poi sapevamo che come incanalavamo la partita poi probabilmente avrebbe dato dei frutti importanti, perché le resistenze di una squadra in trasferta sono meno di quelle in casa, e perché sapevamo che se la partita andava sulla via giusta sarebbe stato più semplice. Detto questo, credo che sia una vittoria importante e ottenuta su tutti i riferimenti statistici e agonistici credo che si possano valutare, quindi commenti rispetto alla partita altri non ne ho. Complimenti a tutti, se devo dire su tutti a Pollone, che ha fatto una partita di spessore segno. L'unica riflessione che voglio fare, io non sono un grande lettore di articoli e opinioni, però credo che certe volte bisognerebbe riuscire a analizzare le cose con un po' più di distacco, perché abbiamo perso 3 partite in trasferta in fila e certe volte a leggere certe cose si aveva la sensazione che questa squadra avesse commesso un peccato originale. Questa squadra non è la Virtus Bologna per quanto riguarda il roster e l'idea con cui è stata costruita, deve poter perdere senza sentirsi completamente inadeguata. La squadra si è sentita inadeguata dopo Scafati perché ha fatto una brutta partita di basket. Ha perso a Siena giocando una partita solida e non capisco come chi ha visto la partita possa non osservare questa cosa. Perché se l'analisi del basket diventa che chi vince gioca bene, chi perde gioca male, credo che la possano fare anche i calzolai, gli arrotini. E se invece si guarda il basket, si deve vedere se una squadra ci ha provato con attenzione e con desiderio o non ci ha provato. E quando ci ha provato, certe volte perde. In trasferta a Siena, certe volte si perde, dopo un supplementare addirittura. Scusate la parentesi.